Ragazzi, bentornate a un nuovo video. Oggi continua la serie dell'organizzazione. Allora, abbiamo parlato di come essere generalmente organizzati. Abbiamo parlato di come organizzarsi nello studio. Oggi parliamo di quello che preferisco, ossia dell'agenda. Allora, è sempre importante avere un'agenda, un qualcosa su cui scrivere a portata di mano, in modo da non dimenticare le cose che dobbiamo fare durante la settimana. In più, non so se succede anche a voi, ma quando ho 10.000 cose da fare, ho 10.000 pensieri in testa, oggettivare proprio scrivendo le cose che dobbiamo fare in un foglio di carta, oppure se non vi va di tenere l'agenda anche nel telefono, come ho già detto nel video precedente, vi aiuta tantissimo a sentirvi più leggeri e a concretizzare le cose in modo che la testa dice: ah, ok, adesso è più semplice da fare perché si trova nella realtà. Non so, io la penso così. In questo modo, uno, non dimentichiamo le cose importanti che molte volte ci dimentichiamo di fare. Due, è sicuro che quella cosa la facciamo. E tre, ho molto più tempo libero, rimane molto più tempo libero, perché una volta che uno ha tutta la lista di quello che bisogna fare, appena la finisce, ha molto più tempo da dedicare a sé. Quindi per me il modo migliore è quello di avere un'agenda. La mia agenda l'ho comprata tipo 2 settimane fa, appena iniziato l'anno 2016, ed è questa piccolissima agenda della Moleskine, del Piccolo Principe, che l'ho comprata appunto subito dopo che sono andata a vedere questo bellissimo film. È un'agenda molto sottile, perché non so se su Instagram avete visto, ma la mia agenda del 2015 era veramente molto grande, era questa appunto che ho comprato a Londra da Harrods, ma era veramente molto pesante e magari la potevo portare solamente per andare all'università, e mentre invece se magari mi serviva per uscire da mettere in borsa non mi c'entrava e poi era troppo pesante, e quindi ho deciso di optare per questa più piccolina. Questa è una weekly planner, quindi è un'agenda settimanale, non daily planner, perché se è daily è giornaliera, quindi ogni giorno ha praticamente una sua pagina, mentre invece questa ci sta una pagina per tutta la settimana, e la trovo molto più comoda perché ho tutta la settimana davanti. Comunque vi dirò tutti i dettagli col proseguire del video. E quello che ho fatto io praticamente è semplicemente andare su Pinterest, divertirmi a trovare dei colori in cartoleria in modo da avere le idee più chiare, utilizzando diversi colori per le diverse occasioni, per i diversi eventi che avevo, e poi andare appunto su Pinterest, il link del mio profilo è qua sotto, e magari divertirmi a trovare qualche grafica carina, qualche emotion carina, in modo tale da decorarlo, perché io lo trovo veramente molto divertente, perché oltre il lato utile dell'agenda c'è anche il divertimento, non so se la vedete, a scrivere e a decorarla con tutti i pensieri che si hanno in testa. Quindi io vi lascio al video, dove nel dettaglio vi mostro tutta la mia agenda, tutti i trucchetti, tutte le cose matte che ho utilizzato. Non dimenticate di iscrivervi al canale se vi piace questa tipologia di video, ricordate che è gratis. Ricordatevi di seguirmi nelle altre pagine che ho su Instagram, su Facebook e su Pinterest, vi lascio sempre il link qua sotto, e andiamo al video. Allora, ecco qua la mia piccolissima agendina della Moleskine, del Piccolo Principe, con questo materiale veramente carinissimo che è tipo una specie di corda su cui è stato disegnato questo bellissimo disegno. E all'interno subito troviamo altri disegni appunto riguardo il Piccolo Principe, che trovo adorabili. Appena si apre, subito dopo il nome naturalmente, ci sono tutte le informazioni in caso in cui l'agenda venisse perduta, e poi tutto l'anno diciamo illustrato, e magari dei piccoli quadratini dove si scrivono le cose più importanti, o per esempio ho scritto gli esami. E poi questa sezione con il mondo davvero molto carina, che non serve a niente teoricamente, però è carina.
Poi tipo le cose per prenotare i viaggi per i ricconi, beati loro. E poi inizia dall'ultima settimana di dicembre la vera e propria agenda. Come potete vedere, una pagina è interamente dedicata alla settimana, quindi avete da lunedì alla domenica, e poi un'altra è libera. Ed ecco qui come l'ho organizzata. Io ho iniziato dal 1° gennaio, ho cominciato a decorarla e per prima cosa ho creato una leggenda. Come potete vedere, ognuno può creare la propria agenda, ma io ho messo le cose da fare, le cose già fatte, rimandato, le cose che mi sono piaciute, i pensieri, ciò che ho pubblicato, eccetera, eccetera. Poi ho cominciato seriamente, nel momento in cui sono riiniziati i corsi all'università, a lavorare e a decorare anche la mia agenda. Come potete vedere che all'inizio ho scritto tipo una frase di ispirazione perché c'è un po' di posto all'inizio della settimana e poi pian piano ho cominciato a scrivere tutto ciò che mi serviva, tutti gli appuntamenti, gli eventi, le lezioni che avevo. Poi magari mi diverto anche a scrivere magari dove sono andata, se un giorno ho fatto qualcosa di particolare, se sono uscita, se ho editato, ho filmato, ho pubblicato un video. E poi mi diverto anche a scrivere magari se la settimana, come potete vedere qua, la settimana è piena, oppure se è più rilassante, oppure scrivere qualche frase di ispirazione che trovo in giro, magari su Instagram, su Pinterest, da qualche parte. Anche qua l'ho decorata, come potete vedere. Scrivo sia le cose di scuola che le cose non, diciamo, lavorative, le cose più divertenti. Scrivo ciò che mi è piaciuto, magari se ho visto un video di YouTube che mi è piaciuto, se ho letto un libro che mi è piaciuto, una frase che mi è piaciuta, cose del genere. E magari ci aggiungo qualche personaggio, qualche, non lo so, qualche cosa carina che trovo in giro per renderlo un po' più colorato e divertente. Come potete vedere anche qua ho messo tipo delle emoji. E poi ho scritto dei compiti che devo fare per alcune settimane, eccetera, eccetera. È comodo anche perché alla fine possiede delle specie di pagine vuote dove potete scrivere quello che volete. Quello che mi diverto a fare proprio è di andare su Pinterest, questo è il mio Pinterest dove ho 10.500 bacheche, e andare sulla mia cartella, che esattamente è la cartella Planner, appunto, che riguarda l'agenda, dove conservo tutte le emoji, le faccine, i font che mi piacciono di più e che magari quando ho un po' più di tempo, che voglio magari rilassarmi decorando l'agenda, copio. Poi vado a riprodurle sulla mia agenda in modo carino, in modo da rendere anche la settimana più leggera, non lo so, è un modo per svagarsi, per prendersi anche un po' cura di se stessi, per scrivere un po' come vanno le cose, per stare organizzati. Io la trovo veramente molto comoda come idea. Passando invece a ciò che vi utilizzo, voglio mostrarvi il mio astuccetto magico. Per prima cosa, quello che vado a utilizzare naturalmente sono due penne, una rossa e una blu, che non mancano mai. Poi due penne, una punta fine e una punta più spessa nere. Poi alcune a punta fine colorate che ho trovato da Tiger. E altre due che ho comprato in cartoleria da poco. E poi non può mancare naturalmente una matita. In aggiunta, le cose che non mi porto dietro ma che tengo a casa e che uso solo occasionalmente sono questi colori che ho sempre comprato da Tiger, dalla punta media, diciamo, non troppo sottile ma non troppo spessa. E poi non possono mancare i block notes piccolini che sono comodissimi e ultimamente ho comprato anche questo blocco di block notes dove ci sono i block notes di tutte le dimensioni in base a quello che dobbiamo scrivere. Lo trovo utile anche quando devo scrivere delle ricette, magari che sono più ampie. Poi gli scotch se volete, ma io non li uso molto spesso, ma li trovate sicuramente da Tiger o da IKEA. E quindi questo, diciamo, è come ho organizzato e come organizzo le mie giornate e le mie settimane grazie a questa piccolissima e comodissima agenda.
Lo so, costa un po', la Moleskine naturalmente non è molto economica come marca, però ne vale la pena, la userete per tutto l'anno e quindi penso che sia un buon investimento se curata e tenuta per bene. In più possiede anche questo elastico comodissimo che chiudo e non rischio che quando lo metto in borsa magari mi si rovinano le pagine perché, non lo so, va a urtare con altri oggetti. Bene ragazze, io spero che questo video vi piaccia, vi sia piaciuto, in qualche modo vi abbia intrattenuto. Fatemi sapere quali sono i vostri metodi di organizzazione, se avete un'agenda, come la organizzate, se non ce l'avete, qualsiasi cosa. Ci vediamo prestissimo al prossimo video e io vi mando un bacio. Ciao!